Ciao a tutti, oggi sono qua per fare due chiacchiere assieme a voi e riflettere sulle cose che ho imparato nell'ultimo anno. Una sorta di bilancio, visto che la fine dell'anno si avvicina, un po' quello che ho fatto nell'ultima newsletter che vi ho inviato venerdì scorso. Se ancora non lo sapevate, sì, ogni venerdì vi mando un'email per ricapitolare che cosa è uscito in settimana, più condivido qualche pensiero con voi, insomma, se siete curiosi, il link è qua sotto in descrizione. Scusate se sentirete dei rumori di sottofondo, io sono 2 ore che aspetto di poter filmare e questi lavori di fuori non smettono, quindi mettiamoci una mano sul cuore e andiamo avanti. Posso tranquillamente affermare che il 2019 per me è stato l'anno più difficile della mia vita. È iniziato male ed è finito anche peggio, diciamo. Verso la fine di febbraio ho perso mia nonna, la mia nonna materna, l'unico parente stretto che mi rimaneva in Ungheria. Per chi non lo sapesse, io ho origini ungheresi, mia madre è ungherese, in Ungheria avevo appunto i miei nonni. Mio nonno ci ha lasciati nel 2017, in estate, e già quello era stato un momento di enorme scossone perché è stata una cosa molto improvvisa e diciamo che anche la morte di mia nonna è stata improvvisa. Io avevo, ero andata a trovarla a dicembre. Tra l'altro, quando uscirà questo video sarà il 20 dicembre e l'anno scorso ero andata a trovarla in questo periodo perché il 20 di dicembre è il suo compleanno. Quindi eravamo andati con tutta la famiglia, con mio compagno, a festeggiare con lei e non mi sarei mai immaginata che quel momento sarebbe stato l'ultimo assieme. Per me è stato molto traumatico e faccio fatica a parlarne tutt'oggi perché mi manca tantissimo e perché con la sua morte io ho perso veramente la mia famiglia dalla parte ungherese. Io da quando è morta mia nonna ho parlato pochissime volte in ungherese, ho una sorta di blocco, faccio fatica a parlare, a leggere anche solo di qualsiasi cosa legata all'Ungheria, a Budapest. Faccio fatica perché è troppo doloroso per me. È stato molto difficile accettare la sua morte, il fatto che non ho più una casa in Ungheria, né metaforicamente né fisicamente, che non so più quando andrò, se andrò, perché alla fine non andavo a Budapest per fare le vacanze, ma per vedere i miei nonni, un po' come può capitare magari una persona, tra virgolette, normale, no? Di passare la domenica con i suoi parenti, andare a mangiare a casa di nonna. Potete ben immaginare che Budapest non è dietro l'angolo, non potevo farlo certamente tutte le settimane o tutti i mesi, ma pochissime volte all'anno. Se andava bene, appunto, più volte l'anno, ma in genere era una o due volte. Non era tantissimo e quindi ho passato gran parte dell'anno a rimpiangere moltissimo il fatto di non aver passato abbastanza tempo con i miei nonni. È una cosa che posso recriminarmi però fino a un certo punto, perché non abitando vicini, non avendo tutti i soldi del mondo e tutto il tempo del mondo, perché comunque fra lavoro, impegni di famiglia eccetera, anche volendo non si ha sempre il tempo a disposizione. Quello che mi recrimino è magari di non averla chiamata abbastanza, perché ogni tanto, è vero, ci sentivamo per telefono o tipo su FaceTime, la mia nonna era molto tecnologica, però non è mai stato abbastanza e questo me lo porto veramente dietro. E quindi questo anno mi ha insegnato principalmente a dare più importanza alle persone a cui voglio bene e che ritengo importanti nella mia vita, quindi cerco sempre di dare più spazio alla mia famiglia e cerco di dire più volte in maniera esplicita, cosa che per me non è sempre facile, quanto voglio bene alle persone a cui voglio bene. Cerco di farle sentire speciali e importanti perché per me lo sono e voglio che lo sappiano, e cerco veramente di passare più tempo possibile con loro, soprattutto con la mia famiglia. È una cosa che facevo sì anche prima, però magari davo per scontata,
E dal momento che in un anno e mezzo ho perso tutti e due i miei nonni ungheresi, ho capito quanto sia in realtà importante passare il tempo con la propria famiglia. Un'altra cosa che ho imparato nel 2019, non solo da questo grande evento, ma da tantissime altre cose, è che non posso avere il controllo su tutto. Non posso sempre decidere io e non importa quanto io mi impegno nel fare le cose, quanto io lavoro su certi aspetti, ci sarà sempre qualche cosa su cui non posso avere il controllo. E quindi se qualche cosa non va per il verso giusto, non può sempre essere solo colpa mia, proprio perché ci sono delle cose che succedono che sono fuori dal mio controllo. Quindi posso recriminarmi le cose fino a un certo punto. Ci sono stati tantissimi imprevisti quest'anno, dalle cose più stupide a quelle invece più serie, e la maggior parte delle volte erano cose appunto che non dipendevano da me, e invece io ho passato molto tempo a dirmi perché accade sempre a me, che cosa ho sbagliato, che cosa posso fare per migliorare, che cosa, su cosa devo lavorare per aggiustare le cose. E per quanto sia giusto da una parte, perché ritengo che non si smette mai comunque di crescere, di imparare e di migliorarsi, dall'altra non posso pretendere qualche cosa che non potrò mai ottenere. Questo lo applico anche alla sfera, diciamo, più personale, perché non posso avere il controllo, non può dipendere da me il modo in cui gli altri mi trattano. Io ho il controllo soltanto su quello che posso fare io, sul modo in cui rispondo e tratto le altre persone, ma non posso essere responsabile per come mi trattano gli altri, per quello che pensano gli altri di me. E può sembrare una banalità, ma è una cosa che mi ha aiutata tantissimo in quest'ultimo anno, perché tutte le volte che magari ricevevo una delusione o mi sentivo ferita in un qualche modo da un'amica o qualcuno comunque a cui volevo bene, mi chiedevo: ma sono così una brutta persona da meritarmi di essere trattata così? Cioè, sono talmente una pessima amica da meritare di essere trattata in questo modo? Che cosa posso fare per far sì che non succeda più? Ed è una cosa sbagliata, perché non posso essere io il problema di qualsiasi cosa, e soprattutto non posso essere io il problema se qualcuno mi tratta male, quando io magari nei suoi confronti ho sempre dato il massimo. Quindi in quest'ultimo anno devo dire che ho cercato di ridimensionare molto le mie, diciamo, responsabilità e colpe. Ho imparato anche a prendermi più tempo per me stessa, per capire che cosa potesse farmi star bene, soprattutto dopo appunto la morte di mia nonna. In realtà quest'anno io ho perso anche la mia nonna paterna, è successo questo autunno, e è stato un anno terribile, perché io quest'anno ho perso tutti i miei nonni. Io non ho più un nonno, e pensare che adesso si avvicina il Natale, di solito era l'occasione per sentire, vedersi e fare auguri, mi si spezza veramente il cuore. E il primo anno senza nonni, vabbè, dicevo che ho imparato a prendermi tempo per me stessa e a non colpevolizzarmi se magari per alcune persone in certi momenti non c'ero, perché avevo bisogno di concentrare tutte le mie energie e attenzioni su me stessa per stare bene, perché l'unica persona in grado di salvarmi, di farmi star bene, di motivarmi, eccetera, sono io. Sarò sempre e solo io. Se non sono io in primis a supportarmi, a prendermi cura di me, non posso aspettare che siano gli altri a farlo. Quindi ho cercato veramente tantissimo di mettermi in quest'ottica e di lavorare molto di più su me stessa, sul modo in cui mi vedo, non solo esteticamente, ma proprio come persona. E tutte le volte cerco di pensare a come sarebbe la me ideale. Non faccio riferimento a un modello di persone, eccetera, ma semplicemente cerco di visualizzare una me di cui avrei stima. E quindi cerco di comportarmi di conseguenza. Che cosa farebbe la me ideale, quella che mi piacerebbe diventare? Come si comporterebbe? Che cosa farebbe in questa occasione? Quindi ho cercato di prendermi del tempo per elaborare il tutto, per prendermi cura di me, della mia salute mentale, per poi ripartire più carica di prima, nonostante i più grandi imprevisti e problemi, perché come sapete
Quest'anno ho anche traslocato due volte in una settimana e anche se adesso ci rido molto sopra, vi giuro che è stato molto 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 difficile, così come dover cambiare di nuovo città, ricominciare da capo, da zero, senza conoscere nessuno, senza conoscere il posto. Non è facile, non è facile, e per come sono io caratterialmente è difficilissimo, però sono contenta di come ho affrontato questa nuova avventura, perché non mi sono data per vinta in partenza, ma ho sempre cercato di dare il massimo, di buttarmi e di crearmi delle opportunità, e non mi sono lasciata fermare dalle paure, dalle insicurezze, e quindi sono contenta, perché si vede che tutto il lavoro fatto su me stessa sta dando comunque dei risultati, perché sono fiera di quello che ho fatto fino adesso. Passando a una cosa molto frivola, quest'anno ho riscoperto il piacere di non condividere tutto. Anche quando faccio i vlog, in realtà ci sono tantissime cose che faccio che non mostro o che non dico, non per nascondermi, ma da una parte perché sono una persona molto riservata, quindi tendo a tenere molto per me molte cose, ma anche perché quello che condivido, anche la cosa più frivola che so, ho avuto dei problemi con il citofono e non è una cosa interessante o altro, però è una cosa che magari ho condiviso appunto per ridere sull'ennesima sfiga stupida. Molte volte da quello che mi succede cerco di trovare qualche cosa di positivo che possa essere utile, quindi mi confronto con voi per riflettere, per aprire una discussione. Per me è importante il confronto e soprattutto la condivisione anche di momenti magari negativi, per cercare di vedere il positivo, nel senso che magari non è così, ma a me piace pensare che quello che ci capita può aiutarci in un qualche modo, magari semplicemente vedendolo da un punto di vista diverso. Quindi è quello che cerco di fare e che mi piace vedere anche negli altri, perché mi aiuta, magari mi stimola ad essere sempre una persona migliore. Quindi nel mio piccolo cerco di fare questo. Però quest'anno ho vissuto spesso in maniera molto negativa l'ambiente online, i social, proprio perché sono posti comunque pieni spesso di competizione, di polemica inutile, di cattiveria, di persone che appunto si mostrano in un modo e sono totalmente in un altro. E io, se c'è una cosa che non sopporto e su cui non riesco a stare zitta, è proprio questo. Non sopporto quando con me le persone sono in un modo, nella vita tra virgolette vera, e invece online cercano di essere tutt'altra cosa per piacere. Quindi ho cercato di un po' allontanarmi e ridimensionare anche in questo caso appunto le cose veramente importanti. Ho riscoperto il piacere di magari trovarmi in una situazione bella che chiunque avrebbe condiviso online e magari ci avrebbe anche speculato un po', e invece tenerla per me, tenerla solo per me per qualche giorno e poi condividerla magari con gli amici e parenti, o comunque condividerla con qualcuno, ma per un certo periodo tenerla solo per me. Ed è stato bellissimo, perché mi ha fatto riscoprire dei lati del mio carattere che si erano un po' assopiti, soprattutto per via delle numerose cose brutte successe quest'anno. Perché può sembrare una cosa stupida, ma per chi magari si trova spesso online e in parte ci lavora anche con internet e con i social, trovare dei momenti che siano esclusivamente offline, trovare dei momenti da ritagliare soltanto se stessi per mettere veramente da parte quello che succede online, sui social, e ragionare in veste di non devo fare delle foto da pubblicare, cosa a cui io non penso sempre, sia chiaro, però ci capita spesso di fare, dai, magari faccio una storia, no, che sono in questo posto da condividere, oppure dai, fammi una foto bella che poi la condivido. Ci sta a pensarlo una volta ogni tanto. Vivere però certi momenti proprio escludendo tutto questo mi ha aiutato molto ad escludere tanta negatività, tanti pensieri inutili, e a focalizzarmi invece sulle cose realmente importanti. Ogni tanto è veramente una boccata d'aria abbandonare tra virgolette i social, perché
Online la vita sembra una cosa, offline non è sempre così. Io in questo anno ho imparato che nonostante le cattiverie e i commenti non richiesti di alcune persone, la mia vita è bella proprio perché è vera, non ho bisogno di fingere che le cose siano in un modo. Nonostante le difficoltà, i problemi, eccetera, sono convinta che riuscirò a superare tutto ancora più forte di prima e non voglio nascondere le mie fragilità, le mie debolezze o i miei problemi, quello che è successo. Magari sì, non condivido sempre tutto perché molte cose le ritengo personali e non le voglio condividere, però non ho mai nascosto quando mi sono trovata appunto in difficoltà. E non penso che sia una cosa di cui vergognarsi. E di nuovo non posso recriminarmi alcune cose della mia vita perché dipendono da me fino a un certo punto. Io posso controllare, diciamo, il modo in cui reagisco di fronte alle difficoltà e posso controllare il modo in cui voglio affrontare queste difficoltà. E io voglio darmi da fare e voglio cercare di tirar fuori il meglio. Se avete voglia, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa avete imparato voi da questo 2019, se avete voglia di fare un bilancio di quello che è successo e se magari avete delle aspettative per il 2020. Io non l'ho citato in questo video perché non mi porta fortuna parlare degli anni a venire, dei progetti, dei buoni propositi, eccetera, però magari a gennaio potrei fare un po' un punto della situazione o qualcosa del genere. Se vi interessa, magari fatemelo sapere qua sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!